Buonasera, benvenuti, direi che iniziamo. Io mi chiamo Antonio Danieli, sono il vicepresidente della Fondazione Golinelli e sono anche co-curatore della mostra Oltre lo spazio, oltre il tempo. E invito subito a salire sul palco assieme a me il professor Luigi Ficacci e il professor Matteo Cerri, primi compagni di viaggio, a cui poi dopo si aggiungeranno altre persone che interverranno questa sera. Allora, io effettuerò una brevissima introduzione per contestualizzare la mostra e quali sono, in estrema sintesi, gli obiettivi che ci siamo posti come Fondazione Golinelli in questo percorso culturale. Poi, dal momento che comunque è un percorso di approfondimento della cultura umana che tocca i temi dell'arte, delle scienze e anche evidentemente della tecnologia, lascerò intervenire due esperti, il professor Luigi Ficacci, che penso voi conosciate, uomo delle istituzioni, uomo di cultura, ben radicato e comunque amico di Bologna, e che ringrazio molto per essere qua presente. E poi dopo Matteo Cerri, anche egli professore, docente all'Università di Bologna, medico e esperto di neuroscienze e di alcuni aspetti molto interessanti che hanno a che fare con la fisiologia umana, soprattutto collegata ai viaggi spaziali. E, oltre lo spazio, oltre il tempo, nasce in collaborazione tra Fondazione Golinelli e Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Bologna. L'occasione che ha dato spunto a questo percorso sono i 500 anni del ricordo della figura di Luisi Aldovandi, scusate, padre nobile delle scienze naturali e insigne uomo di cultura nel Cinquecento. E come sapete, a Palazzo Poggi vi è un'esposizione dedicata a Ulisse Aldovandi, e noi abbiamo colto, diciamo, questo momento per ampliare il ragionamento e prendere a simbolo la figura di Ulisse Aldovandi come quella di un essere umano del Cinquecento, un ricercatore, un uomo che nel suo tempo esplorava il mondo, lo catalogava e utilizzava questa conoscenza per immaginare il futuro che ancora doveva avanzare. Ed è per questo, mi sentite bene, vero? Sì. E oltre un excursus culturale che sostanzialmente mette a confronto due faglie di discontinuità, quella del Cinquecento e quella attuale sostanzialmente, ponendo diciamo, in un percorso storico il divenire della cultura umana, ma guardata da un punto di vista distante, collocato, consideriamo 10-20 mila anni, e comunque ovviamente concentrandoci, non potendo fare un excursus globale, ma in queste due faglie, in quelli che sono 13 miliardi e mezzo di evoluzione dell'universo. Da questo punto di vista di distanza, sostanzialmente la provocazione che noi vogliamo cercare di portare al visitatore e a colui che vivendo questa esperienza viene stimolato è sostanzialmente di abbandonare le categorie a cui normalmente siamo abituati, non pensare più ad arti e scienze, non pensare più ad antico, a moderno, a contemporaneo, a futuro, ma allo sguardo olistico alla cultura. Il secondo aspetto, evidentemente, ha a che fare con il rapporto tra l'uomo e la natura. Un uomo che sempre di più, un essere umano in un contesto naturale, grazie alla vertigine del sapere, che oggi è caratterizzata dalla dimensione scientifica e tecnologica nella quarta ondata della terza rivoluzione industriale, quella che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, con i big data, con le reti neurali, crea ad oggi nell'essere umano uno spaesamento, in quanto la tecnologia sostanzialmente ha una velocità di elaborazione, che è quella delle macchine, della fisica, velocità della luce, che è uno spaesamento nell'essere umano. E noi siamo sostanzialmente i creatori di un mondo che sta tendenzialmente agendo su noi stessi, ci sta portando fuori da un contesto di natura, in un ambiente per alcuni tratti artificioso e che noi stessi rischiamo di subire se non ci riprendiamo una radice in noi stessi e ragioniamo su quello che vuole essere il nostro percorso futuro.
Il terzo aspetto, evidentemente, che è insito in questo percorso è dove sarà la destinazione per noi tutti. Sarà Magheddo, sarà Palingenesi, sarà Nuovo Umanesimo. Abbiamo chiamato a coralità degli scienziati, degli uomini e donne di cultura, degli artisti, dei poeti, per cercare di continuare a immaginare un futuro, come faceva Durandi nel 1500. E quindi sostanzialmente, volendo trasmettere un messaggio che è uno stimolo al visitatore, ognuno di voi, di, tra virgolette, mettersi di fronte allo specchio, guardare se stessi, il tornare a interrogarsi sulla nostra intimità in una dimensione di socialità e di coesione di destino di una comunità umana, ma allo stesso tempo non dimenticando da dove veniamo e guardando con fiducia dove stiamo andando. In questo senso, cito tra tutti, anche perché uno scienziato è qua presente, parlerà, mi viene in mente il professor Mario Rasetti, che preconizza questa visione di umanesimo, umanità 3.0, l'uomo sapiens, 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 con una visione anche di fiducia, di sguardo positivo e di comunità di destino. Questo evidentemente percorso intessuto in questi obiettivi da elementi che provengono dal sistema museale d'Ateneo, da oggetti prestati dall'ESA, dall'Agenzia Spaziale Europea, che mettono a confronto la vita futuribile a cui a tra poco ci potremo apprestare in una stazione sulla Luna o una stazione su Marte, e quindi il confine estremo di dove ci porta la tecnologia in termini fisici in una dimensione spaziale, la realtà virtuale. E poi dopo l'arte, l'artista principe che ha sposato questo nostro percorso con noi, che ringrazio per essere qua presente, Nicola Samori, peraltro ringrazio anche la signora Paviani Gulinelli per essere qua con noi questa sera, per essere presente, ringrazio anche il professor Versi Monaco, e ricordo che nel 2011 una mostra importante dedicata a Nicola e ospitata a Palazzo Fava, e ringrazio il professore per essere qua presente con noi questa sera. Ma l'importanza e il ruolo di Nicola, poi dopo ce lo racconterà in maniera molto più autorevole e centrata Luigi Ficacci, poi daremo la parola anche a lui stesso, però lo ringraziamo perché è un artista che è un vero ricercatore e che ha unito il suo percorso di ricerca personale col nostro in questa esposizione. Sono esposti altri artisti che segnano faglie di discontinuità, Passerotti nel 1400, autore bolognese, poi dopo abbiamo Balla, Severini, Sironi nella rivoluzione industriale, quindi c'è anche un tessuto artistico che connota, diciamo, l'evoluzione dello sviluppo scientifico e tecnologico. Io mi zittisco, questo è un po' l'inquadramento di carattere generale, e lascio la parola al professor Ficacci, che ringrazio per tanti motivi per essere qua, ma ricordo che nel 2009, quando la Fondazione Golinelli ha fatto la prima mostra di arte e scienza, e antroposfera, e il professor Ficacci era superintendente della Pinacoteca Nazionale di Bologna, e con lui progettammo la realizzazione della mostra in Pinacoteca, e fu un momento molto interessante per noi, importantissimo, e oggi tutto quel percorso che abbiamo fatto si pone in quella scia di lavoro che avviamo insieme proprio in quegli anni, quindi lo ringrazio molto doppiamente per essere qua con noi. Grazie a tutti, e speriamo che, insomma, sia un momento interessante, e vi inviteremo evidentemente, chi di voi non l'avesse fatto, a venire a vedere la mostra, che è aperta fino al 28 maggio. Caro pubblico, io sono molto toccato da questo invito, perché tutti gli argomenti che Antonio Danieli ha richiamato, gli argomenti della mostra Oltre lo spazio, oltre il tempo, sono il consolidamento e la diffusione delle idee di Marino Golinelli, che per me è stata la forza sovversiva più determinante che abbia incontrato nella mia vita culturale e umana,
contemporaneamente. Quindi vedere che la capacità di Marino Golinelli di non prefigurare il futuro, ma essere nel futuro, mettere nel futuro la sua attività di imprenditore e abbracciare nella sua attività, nella sua vita di imprenditore, l'arte come il momento determinante di illuminazione del destino della scienza, è qualcosa che per me è stato determinante, ma che è meraviglioso di vedere che continua nella fondazione che porta il suo nome. Ecco, Antonio Danieli ha avuto la amabilità nei miei confronti di ricordare la mostra Antroposfera che Marino aveva organizzato, non ricordo bene in che anno, ma in una ci fu una circostanza assolutamente anomala per cui venne in Pinacoteca, che dirigevo a quell'epoca. La mostra ebbe una sede, una creazione anzi, a Palazzo Renzo, non è vero? Anzi, la mostra era stata concepita per Palazzo Renzo. Concepita vuol dire organizzata, programmata, preparata per Palazzo Renzo. Nel bel mezzo dello svolgimento della mostra, verificando la vitalità dei suoi contenuti, Marino venne da me e disse: io però voglio che questa mostra, una volta che chiude a Palazzo Renzo, vada in Pinacoteca. Allora, io faccio come mestiere lo storico dell'arte adesso meno per fortuna, perché sono più libero di quanto non lo fossi quando ero un funzionario del ministero, ma da funzionario del ministero avevo il dovere di occuparmi di organizzazione e divulgazione della cultura storico-artistica. Allora, una delle norme pratiche basilari è quello che quando si fa una mostra, questa mostra debba essere inedita, cioè non si è mai visto, non esiste proprio secondo le riflessioni di organizzazione culturale, di pubblicità, che una mostra abbia due sedi nella stessa città. Ma queste sono delle considerazioni gestionali e di una gestionalità veramente piccina, piccina, piccina. E Marino invece è un gigante che vede il futuro e sta nel futuro. E quando lui mi disse che voleva che la mostra, una volta chiusa a Palazzo Renzo, avesse una seconda edizione identica a pochi metri di distanza, quant'è? Un chilometro e mezzo da Palazzo Renzo, la Pinacoteca, che però vuol dire, dopo il guasto dei Bentivoglio, dopo la zona universitaria, nel cuore della storia della pittura bolognese, cioè Marino voleva che tutti la visualità della mostra, che vuol dire i suoi contenuti, venissero declinati all'interno del Tempio dell'Arte, proprio perché questa sua convinzione che la scienza non può senza essere identificata con l'arte doveva avere una specie di presentazione concreta, reale, come si dice, plastica, spostandola da Palazzo Renzo alla Pinacoteca. E così è stato fatto, e quanto bene è venuto alla conoscenza della pittura bolognese del Cinquecento, del Seicento, del Settecento, cioè tutti quegli argomenti propri, pertinenti ad un museo di arte, quanto bene ne è venuto da ricevere la dinamica, la spinta verso nel futuro, che era la volontà di Marino Golinelli. Ovviamente abbiamo incontrato anche, lo dico oggi per la prima volta perché me ne rendo conto, mi rendo conto che questo marginalmente
è stato abbastanza significativo. Naturalmente una mostra fuori programmazione, una mostra già fatta, una mostra per la quale gli spazi demaniali vengono concessi ad una iniziativa ideata, promossa da un soggetto privato come è una fondazione, come è la Fondazione Golinelli, ha provocato, potete immaginare quante contraddizioni e così. Sono delle storie minime, le abbiamo risolte tutte con un po' di fatica, ma il fatto che vi fossero state delle obiezioni è di per sé significativo di come la visione di Marino Golinelli non avesse una armatura di funzionamento pronta a riceverla, comprenderla, contenerla e costituire una forza operativa delle sue idee. Era lui la forza trainante nel futuro, ed è per questo che sono veramente molto grato alla Fondazione di avermi dato l'occasione di dire queste cose, di ricordare queste cose e di rendere a Marino una minima testimonianza del bene che le sue idee hanno fatto. Ora mi chiedete di presentare la mostra, allora vediamo un po' come possiamo fare. Posso forse pronunciare ad alta voce l'esperienza della sua visita, proprio all'insegna della gestione delle manifestazioni culturali, su come deve essere l'offerta culturale di un museo, di una istituzione della cultura. Le mostre vengono valutate a seconda del percorso, del tempo di visita, della difficoltà o meno che impegnano nel pubblico, perché secondo l'organizzazione della cultura una mostra non deve essere mai eccessivamente nuova, cioè deve corrispondere a quello che il pubblico si aspetta, possibilmente con un piccolo elemento di novità, non disorientante, però qualcosa che permetta di spingere un po' in avanti le conoscenze, ma soprattutto i desideri di visitare una mostra, i desideri di cultura, i desideri di arte. Allora, poi connesso con questo, che non ha niente a che fare con la attenzione di Marino Golinelli per la neuroscienza, sappiamo anche noi operatori della cultura che non bisogna esagerare a sforzare l'attenzione del pubblico, perché il tempo medio di tenuta dell'attenzione è di circa una ventina di minuti, quando è una manifestazione visitabile può aumentare a mezz'ora, 40 minuti, però non si può esagerare. Una mostra con 2000 quadri distrugge la validità della manifestazione, così. Quanto tempo e che modalità di visita mi ha comportato la visita di oltre lo spazio, oltre il tempo? Dunque, un tempo imprecisabile, non lo so precisare, un tempo di riflessioni e discussioni con le persone che mi accompagnavano. Non ho visitato la mostra, ci sono stato dentro, anche perché la mostra non ha, e chi l'ha visitata riconoscerà il carattere principale della mostra, non ha un percorso espositivo. La mostra è uno spazio unitario, unico, a disposizione sapete perché esito? Perché stavo per dire dei discorsi che la mostra esprime, ma appunto
non produce discorsi, produce una simultaneità di sollecitazioni, stimoli, nei quali le riflessioni e le discussioni del pubblico si identificano con gli argomenti, il che vuol dire che la mostra non si pone con la conclusione di un testo espositivo che in qualche modo presenta se stesso e si impone al visitatore. Questa mostra, che è tutta minutamente voluta e progettata con argomenti estremamente raffinati, si pone come un ipertesto. Non esiste senza la presenza del visitatore, e il visitatore di questo spazio unitario nel quale non ci sono pareti dove appendere le opere, c'è un unico spazio nel quale il visitatore si muove liberamente, non ha pareti divisorie, anche se espone dei materiali di estremo pregio e estrema rarità. Le divisioni dello spazio non sono divisioni, sono dei segni, in alcuni casi sono segnati appunto sul pavimento, o quando lo sono in altezza sono delle foreste di steli che si possono attraversare, anzi si devono attraversare. Simone Ghezzi, che ha guidato l'allestimento, dirà meglio di me i percorsi della sua e dei suoi collaboratori interpretazione del tema, perché non si tratta, credo, non è vero Simone, di una illustrazione di un contenuto espositivo creato indipendentemente, al quale l'architetto deve dare un suggestivo e valido piedistallo. L'allestimento interpreta quelle tematiche, quindi l'allestimento stesso è un'opera. Poi tra la varietà delle, permettetemi una parola generica, delle cose esposte, ci sono anche delle opere d'arte di varie epoche. Allora, la presenza di opere d'arte può essere una difficoltà per uno che faccia il mio mestiere, perché essendo molto curioso delle opere d'arte è possibile che io abbia la deformazione professionale per dedicarmi con una curiosità di settore a certi oggetti che sono in un contesto completamente diverso e che quindi ristabilisca in uno spazio completamente innovativo e che quindi chiede a me anche un approccio diverso, proprio diverso da quelle categorie che con la loro conclusione costituiscono un ostacolo, come diceva pochi minuti fa Antonio Danieli. È possibile che per il mio interesse settoriale e quindi limitante per le opere d'arte io ricostituisca per, come si chiama, deformazione professionale proprio, una disposizione di categorie che la mostra invece, ma la supera proprio perché passa dalla distinzione di categorie e della distinzione anche gerarchica tra testo espositivo e situazione di visita, ha una condizione profondamente ipertestuale che, come è innovativa nella proposta, così richiede a te visitatore di essere innovativo rispetto alla tua cultura di provenienza, della cultura con la quale sei entrato e la stai visitando. E l'ipertestualità non è semplicemente una questione di
linguaggio contenutistico, verbale, culturale. L'ipertestualità è anche spaziale, perché il lavoro di allestimento è stato un superamento perfino delle condizioni convenzionali delle figure geometriche. Detto così fa un po' strano, ma in realtà è qualcosa di estremamente banale. Si decide che una parete, invece che essere rettangolare, è quadrata. Quelle sono le figure geometriche. Le figure geometriche esistono per ordinare, distinguere, dividere, separare. E la geometria invece, in questa mostra, è pienamente una voce all'interno di questa molteplicità di istanze che costituisce la ipertestualità, quella che nel nostro linguaggio, nei confronti dell'informatica e della digitalizzazione del mondo digitale, è assolutamente quotidiano, come la considerazione della logica ipertestuale, è qualcosa che è molto difficile da trasferire nella realtà spaziale. Nel momento in cui il percorso espositivo diventa un atto unico che permette di abbracciare con la propria collocazione dentro la mostra tutto il suo sviluppo e quindi essere dentro la molteplicità dei suoi significati, lì si sta nella ipertestualità. L'ho chiamato atto unico l'allestimento di questa mostra quando lo visitavo con alcuni degli organizzatori. E atto unico, che è una bellissima definizione, un allestimento che trasformi il discorso espositivo in un atto unico, è troppo bella come definizione per essere mia. Infatti è di un artista, è di Yannis Kounellis. Era Kounellis che considerava, voleva anzi, che le sue esposizioni avessero la sinteticità di un'azione teatrale, che fossero anzi un atto unico, cioè che non ci fosse una distinzione gerarchica tra l'opera eseguita, la sua collocazione, la parete di supporto, la gradualità della visita, tutte quelle mediazioni che costituiscono la sopravvivenza, anzi la trasformazione di un presente in un passato conosciuto e convenzionale. E se volete, rispetto alla nostra ineliminabile paura di futuro, costituiscono una rassicurazione, come quello che in un mezzo di trasporto pubblico si chiamerebbe un apposito sostegno. In tutto questo, in questo universo ipertestuale, poi, c'è una presenza costante, che è quella di un artista, Nicola Samorin, che è un artista estremamente dotato come qualità inventiva e qualità tecnica. Cioè Samorin, che è qui presente, per cui mi diverte quasi di dirgli in faccia che è molto bravo. Ecco, questo talento di Samorin, per me visitatore, può essere anche quello una difficoltà, perché la evidenza esteriore della sua, come si diceva anticamente, della sua maniera artistica può contenere delle antichità, delle cosiddette antichità, delle ambiguità. Proprio la ricchezza della materialità di Nicola Samorin come artista, la sua abilità nel maneggiare materie come il marmo, e che marmo, i marmi, l'onice, la sua raffinatezza per la sensibilità delle pietre, per i significati simbolici delle pietre,
per la sua capacità di elaborarli con delle tecniche difficoltosissime, la sua bravura nel maneggiare e nell'orchestrare la pittura, possono contenere delle ambiguità, perché possono richiamare una estetica della bella arte che in generale può essere evasiva, cioè può costituire una evasione rispetto alla vertigine del tempo che passa, può rappresentare le paure rispetto al progresso dell'arte e appigliarsi, per esempio, all'anacronismo della figura, della riconoscibilità della figura, della figuratività. Ecco, Nicola Samorin non è questo, anche dove le sue forme sono riconoscibili rispetto alla natura. Allora, Nicola Samorin è una serie di interrogazioni che ho trovato citate nel libretto che accompagna la mostra. La mostra non ha un catalogo, la mostra ha un libretto su cui vorrei dire due cose, ma a un certo punto c'è una serie di interrogazioni titaniche dovute a Friedrich Nietzsche nella Gaia Scienza. Non è il nostro un eterno precipitare? Ecco la grande parete pittorica che dà il tono, si direbbe, nella armonia musicale, un tono potente che è la base di tutto questo atto unico e che lo spettatore, il visitatore incontra non appena entra nel padiglione espositivo, dice appunto questo, è questa interrogazione della Gaia Scienza. Non è il nostro un eterno precipitare, altro che anacronismo. E all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati, esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Ecco, questo io credo di avere capito dalla esperienza di questa mostra essere il messaggio, anzi la poetica di Nicola Samorin, e devo dire a me stesso e a lui che è qui davanti che non lo avevo capito prima. E poi c'è Ulisse Aldrovandi, nato 500 anni fa, e il più avanzato campione della osservazione della natura, cioè quel progresso vertiginoso che produce la scienza moderna e la liberazione dell'arte dal riferimento per trovare i modi e le possibilità all'umanità di sopravvivere. Allora, questi elementi, dopo Ulisse Aldrovandi, nel corso dei decenni del secolo successivo, il XVII secolo, e fino a oggi e nel nostro futuro, sono demandati alla scienza esatta, alla scienza fisica, non più all'arte. Però la osservazione della natura di molti naturalisti, li chiamiamo appunto, del XVI secolo, ma anche del XVII, e via via fino all'Ottocento, fino al secolo scorso, hanno due elementi che noi dal nostro punto di osservazione odierno consideriamo in antagonismo, cioè osservazione attenta
empirica della natura e immaginazioni. Allora c'è un momento dopo il quale questi due elementi, osservazione e immaginazione, vengono considerati delle antinomie e vengono, è come se la modernità, a partire soprattutto dalla fine del XIX secolo, voltasse le spalle al progresso della scienza del XVI secolo, del XVII, del XVIII secolo, e volta le spalle proprio nel momento in cui dice che osservazione e immaginazione sono dei contrari. È come se il passato avesse delle colpe agli occhi del presente. E invece no, dobbiamo capire che l'immaginazione è un elemento nel passato di piena pertinenza della logica, della conoscenza empirica, e ne è parte integrante, perché l'immaginazione è per il XVI secolo, ma anche per due secoli successivi, la possibilità di portare il conosciuto nell'incognito, cioè nel futuro. Siamo noi che non capiamo più, che non conosciamo più il valore cognitivo dell'immaginazione, e soprattutto io credo che non lo conosciamo più da questo Settecento illuminista, che soprattutto nella seconda metà del XVIII secolo ha devastato la qualità del razionalismo italiano cattolico, che considerava la ragione come inscindibile dal sentimento e che teneva questo nucleo di ragione nei confronti della natura unita a sentimento protetta e chiusa nell'alveo del suo contrario, del dogma, della devozione, in una situazione fragile, vulnerabile, e però effettivamente illuminante, della capacità di poter proiettare la conoscenza nel futuro. Allora, una mostra che parta da una ricorrenza storica come i 500 anni di Ulisse Aldrovandi, e prende nel proprio corpo operativo l'immaginazione del futuro, è come se volesse sanare questa lacerazione, e sanando questa lacerazione esprimere e proseguire proprio la convinzione profonda di Marino Golinelli. E su questo chiudo, ricordando il suo senso di meraviglia verso il mistero che Marino riconosceva nell'arte e nel lavoro degli artisti, soprattutto nell'arte del proprio tempo, perché è facile dire rapporto a scienza e arte come se fosse un endiadi. Per Marino Golinelli l'arte è quella misteriosa illuminazione che permette alla scienza, al conosciuto, di non compiacersi di se stesso, di non fermarsi, ma di essere nel futuro. E non dico nulla del catalogo, perché vi ho detto che non c'è. C'è un libro preziosissimo che esprime tutti questi argomenti in una maniera profondamente ipertestuale, anche questa. Perché per esempio esce dall'autorità vincolante della pagina ed è una prosecuzione nello spazio che crea anche quella un atto unico.
e poi soprattutto in una piccola tasca nasconde quattro interventi poetici. Nell'atto unico ci sono degli interventi poetici molto seri, molto scientifici e inscindibilmente molto artistici. Una lettera di Andrea Zanotti alla natura, cara natura, una lettera di Roberto Balzani alla curiosità, cara curiosità, una lettera di Luca Ciancabilla a Samori, caro Nicola, una lettera senza parole ma solo con immagini di Samori, questa, una lettera di disegni di Geduzzi, una lettera di Danieli a suo figlio. Io non ho mai trovato, come dire, la personalità e la volontà di Marino Golinelli così bene interpretata. Grazie. Grazie infinite Luigi per queste tue parole. E la mostra parla di futuro e parla di spazio anche, nel senso di nuova dimensione della frontiera dell'avventura umana. E alcuni, diciamo, tra le varie ispirazioni e le collaborazioni abbiamo avuto anche la possibilità di dialogare col Tommaso Ghidini, che anche è un ingegnere capo dell'ESA e autore di un libro che si chiama Homo Celestis, in cui lui da ingegnere tocca con poetica e contatti letterari alcuni aspetti fondamentali che attengono al futuro della vita dell'uomo in una dimensione spaziale. Questa è la nuova frontiera, perché al di là della dimensione fisica e biologica, evidentemente ci sarà anche poi dopo un'inflessione sociale, spirituale, etica, e non siamo sicuri, ma lo chiederò al professor Cerri, che peraltro collabora con l'Agenzia Spaziale Europea, se veramente l'uomo andrà su Marte. Molto probabilmente sì, non siamo sicurissimi di come da lì in poi potremmo nascere, potremmo crescere, cosa saremo, come penseremo. Professor Cerri, peraltro, è un esperto di ibernazione, di induzione del sonno, e con lui abbiamo realizzato un'installazione originale che parte dai suoi studi in laboratorio, che abbiamo chiamato Ibernautilus, e che vorrei che lui raccontasse nello specifico, perché è un aspetto fondamentale per i viaggi futuri, e poi dopo se ci può dare la sua opinione su quello che è questo confine dinanzi all'espansione umana nell'universo. Certamente, intanto grazie dell'invito, che è sempre un piacere. Non chiedete a uno scienziato di raccontare le sue cose, perché poi non finirà mai più, quindi cacciatemi quando non ne avete più, non avete più pazienza. Ibernautilus è uno di quei progetti che gli scienziati hanno nel cassetto e aspettano un momento buono che possa essere realizzato, e non posso che ringraziare l'ingegner Danieli e tutta la fondazione che mi ha supportato in questo. È l'idea di dare una piccola esperienza di quello che potrebbe in effetti essere un lungo viaggio interplanetario. Io mi occupo, come detto, di ibernazione, fisiologia dell'ibernazione. Quando pensiamo di ibernazione non pensiamo al congelamento di niente, ma a quello che fanno molti animali durante l'inverno, cioè entrare in letargo, una condizione di animazione sospesa nel quale il corpo va in stand-by, come la televisione quando resta col lucino rosso. Consuma pochissimo, resta lì e poi si risveglia dopo molto tempo. E è abbastanza ovvio in questo senso pensare che le agenzie spaziali sono molto molto interessate a questo tema di ricerca. Io guido un gruppo di ricerca di ESA proprio sull'argomento e collaboro con ASI sullo stesso.
E quindi come si può vivere l'esperienza? Mi viene sempre chiesto alle conferenze, ma come sarebbe andare in letargo per un uomo? Bello, brutto, cosa penseremmo? Sofferenza, sogni, piacere. E non lo sappiamo finché non lo riusciremo a fare nell'uomo, ma ho pensato che si potrebbe provare a immedesimare ascoltando quello che fanno effettivamente gli animali che lo fanno. Quindi abbiamo preso l'attività del cervello di animali che vanno in letargo, l'abbiamo un po' elaborata, condensata da mesi a un minuto e mezzo, e inserita in una capsula futuribile di un ipotetico viaggiatore interplanetario, e a questo punto si può entrare, ascoltare questo suono, sentire le luci che si abbassano, immaginarsi nel freddo spazio intergalattico, nell'attesa che quando quella porta si riaprirà ci possa essere un mondo diverso dall'altra parte. Io non garantisco che funzioni, magari qualcuno ha fatto un viaggio dimensionale e vi potrà chiedere causa per danni, o forse no. Quindi realizzarlo è stato un enorme piacere, perché contaminare e far diventare la fisiologia un'esperienza sensoriale non è comunissimo, quindi è un'occasione di cui non posso che esserti assolutamente grato. E cosa dire invece della frontiera dello spazio? Se ne dicono tante, non ultima quella, ma perché spendete tutti questi soldi per andare su Marte o da altra parte, con tutti i problemi che ci sono sulla Terra? A parte che nessuno mette un sacco di soldi in un cannone e lo spara su Marte, quindi i soldi vengono comunque spesi qua, e quindi generano lavoro, tecnologie, expertise, know-how. Quindi in questo senso è un'industria come le altre, con un prodotto che è una missione. Ma c'è di più, c'è un filosofo che a me piace molto, un filosofo di Oxford, che si chiama Nick Bostrom, che nel 2019 scrive un articolo molto significativo che si chiama L'ipotesi dei mondi vulnerabili. E siamo partiti prima da questo ipotetico uomo nello spazio, e ci hanno pensato tanti colleghi illustri prima di me, prima di noi. Enrico Fermi, per esempio, sollecita una riflessione grazie a quello che oggi viene chiamato paradosso di Fermi, e cioè dice, vabbè, l'universo è enorme, con un sacco di pianeti potenzialmente abitabili, anche se fosse uno ogni miliardo, ci sono talmente tanto, l'universo è talmente tanto grande, ci sono talmente tante stelle, che sicuramente ci deve essere una vita intelligente da qualche parte. Però noi non l'abbiamo ancora incontrata. Perché? Allora dice, sono tre ipotesi. Siamo i primi. Può capitare, dice, siamo i primi e quindi non incontriamo gli altri. Ma c'è una seconda ipotesi che è più, è più problematica, dice, può darsi che la civiltà, quando raggiunge un certo grado di sviluppo, collassi su se stessa, si autoestingua, si autodistrugga. E come fa ad autodistruggersi? Perché, dice, ci potrebbero essere delle conoscenze che, una volta acquisite, automaticamente genererebbero il collasso della struttura sociale. Quindi le civiltà nascono ma collassano, non hanno il tempo di conoscersi. E fa un esempio chiaro, dice, immaginiamo che la scienza sia una grande urna trasparente o semitrasparente con dentro tante biglie bianche. Le biglie sono un avanzamento culturale, non solo scientifico, anche potrebbe essere di scienza politica, di struttura dell'organizzazione dell'uomo, eccetera, eccetera. Dice, la scienza fino adesso, comunque l'avventura umana, non ha fatto altro che mettere la mano in questa urna e cercare di pescare delle conoscenze. 3500 anni prima di Cristo peschiamo il vetro. Io ho tirato una biglia, il vetro, tecnologia bellissima, possiamo fare un sacco di cose, difficilmente metterà a repentaglio la sopravvivenza della specie. E continuiamo a pescare, ciecamente, fino a quando qualcosa ogni tanto che viene pescato ci fa riflettere. Pensiamo, fissione nucleare, bomba atomica. Questa è una tecnologia che non è così sicura, mettiamola così. Tanto è vero che lui dice, potrebbe non essere una biglia bianca, diciamo che bianco sia il bene, nero sia il male, sia questa ipotetica tecnologia collassante, la bomba nucleare è già una sfera un po' grigina, e si controlla, non ci siamo ancora estinti per una guerra nucleare, fortunatamente, ma lui dice, pensate cosa sarebbe successo se fare una bomba atomica fosse un'attività che possa fare chiunque nel proprio garage. E allora sicuramente l'essere umano si sarebbe autodistrutto. E quindi lui dice, come siamo
come possiamo essere certi che non vi sia una biglia nera o più di una biglia nera mentre noi peschiamo in quest'anfora? E come facciamo? Come possiamo pensare a quello che non dovremmo scoprire? E non è semplice. E a me su questo piace fare due riflessioni molto stringate. La prima è che, e per tornare allo spazio proprio, è che alcune tecnologie, alcune scoperte, alcune intuizioni, secondo me sono tecnologie, chiamiamole sbiancanti. L'esplorazione spaziale consentirebbe di ridurre la pericolosità di altre scoperte. Se l'uomo diventa una specie multiplanetaria, come ci auguriamo, andremo sicuramente su Marte, diciamo l'anno ideale sarebbe il 37 dal punto di vista astronomico, il 40 è brutto anche se si mira al 40, però nei prossimi 20 anni ragionevolmente arriveremo lì, e l'ambizione è di andare ancora oltre. Questo ci potrebbe rendere resistenti a potenziali biglie nere che potremmo estrarre. Quindi esistono tecnologie che non solo sono bianche, sbiancano anche le altre. Questo è estremamente positivo, e quindi bisognerebbe pensarci prima di inserirsi in un processo di ricerca. Io credo che anche la tecnologia dell'ibernazione sia una tecnologia sbiancante. Ma come fare poi a intuire appunto là dove non spingersi o là dove spingersi? Oggi che parliamo di intelligenza artificiale, oggi che stiamo cercando di scoprire i meccanismi che generano la coscienza, forse la cosa più intima che l'uomo può avere. Ecco, io in maniera un po' eterocronica rispetto ai miei colleghi, penso che forse sia il compito dell'artista questo. L'artista che ha una sensibilità per il futuro e ha una visione a raggi X per il futuro, che lo scienziato spesso ha un po' perso nel suo tentativo di seguire il rigido, ovviamente, e rigoroso cammino della scienza. E che quindi non esistono in effetti, come è già stato detto, due mondi separati, ma la sensibilità dell'artista può permettere ai suoi, contemporanei, concittadini, mi vorrebbe proprio da dire, di intuire quali possono essere i cammini pericolosi e quali invece quelli dove cercare di andare per cercare di sbiancare il più possibile i rischi del nostro futuro. Quindi io non posso che ringraziarti ancora per l'opportunità strepitosa che mi hai concesso. E vi ringrazio tutti, andate a vedere Ibernatius perché è bellissimo, vi divertirete, e quindi ti ricedo la parola dopo questo grazioso intervento. Grazie. Grazie Matteo, grazie, grazie. Allora, ci avviamo alla fase conclusiva. Invito il professor Luca Ciancavilla, l'architetto Ghiduzzi e Nicola Samoris, mi possono aggiungere sul palco, facciamo un giro finale anche con loro, con un commento di 3 minuti ciascuno. Il professor Ciancavilla è co-curatore della mostra, Luca sei anche stato chiamato in causa direttamente da Luigi, quindi io ti direi di se vuoi di nella scia di quanto Luigi ha tratteggiato, magari soffermare l'attenzione in particolare alla possibilità di un'esperienza per il visitatore quale che ognuno di noi possa immedesimarsi in un novello Ulisse Aldovandi, perché poi dopo un essere umano che ha le sue peculiarità di immaginazione, coraggio, passione, creatività, è un invito a noi tutti a essere così. Sì, grazie intanto Antonio della parola. Dopo tutte tante belle parole di Luigi è difficile ovviamente parlare, ma in 3 minuti sono più che sufficienti. E qua abbiamo cominciato a pensare a questo progetto con Antonio, con Andrea Zanotti, con Roberto Bazzani. Non avevamo in mente in realtà quello che poi dopo è divenuto in corso d'opera ed è quello che poi ha descritto perfettamente Luigi Ficacci. E avevamo delle idee e le abbiamo concretizzate mano per mano, passo per passo, anche con Simone, senza sapere poi dove saremmo andati a chiudere, no Antonio? Abbiamo chiuso proprio in fine, no? E la parola fine non so neanche se si possa usare in questi termini per quanto riguarda il nostro progetto, che speriamo non finisca mai, si potrebbe anche dire. Però la cosa che più ci ha anche reso giustizia al nostro agire è certamente la reazione del pubblico, che spero che, se qualcuno non è ancora stato alla mostra, qualcuno di voi possa andarci, abbiamo ancora appunto una 20 giorni prima che chiuda. E quella di trovarsi all'interno dell'allestimento della mostra
di vivere un'esperienza assolutamente differente da quella che si vive contestualmente normalmente all'interno di qualsiasi mostra d'arte o non d'arte. È un'esperienza unica perché, come diceva bene Antonio, è un'esperienza che vuole essere la medesima, fra virgolette, che viveva Ulisse Aldrovandi davanti ai suoi oggetti, davanti a ciò che gli veniva spedito dalle Americhe o dall'Olanda o dagli scienziati con i quali aveva una fitta corrispondenza epistolare. Che esperienza era? Era un'esperienza, sì, attuata attraverso l'esperienza empirica, quella del metodo sperimentale, anche che sarebbe poi venuto da lì a poco comunque, ma un'esperienza di conoscenza dei sensi di ciò che quell'uomo 500 anni fa aveva davanti ai propri occhi. Allora il visitatore, abbiamo cercato di porlo davanti alle medesime questioni che sono le stesse di 500 anni fa, e per fare questo abbiamo creato un percorso in cui il visitatore non abbia degli strumenti se non una mappa che può scegliere di prendere o non prendere per conoscere esattamente ciò che è davanti. Cioè non esistono i cosiddetti cartellini esplicativi, non è spiegato quello che uno si trova di fronte. C'è un'opera di Nicola Samori, c'è un pesce che proviene da circa un fossile di milioni di anni fa, e ci sono opere di artisti contemporanei come Mattia Moreni, c'è un Passerotti, ci sono tantissimi oggetti che uno si trova di fronte senza sapere esattamente di cosa si tratti. Anche per quanto mi riguarda l'esperienza è stata la medesima, per me ha scelto le opere, i reperti da portare in mostra, molti di questi io non li conoscevo se non quando li ho visti per la prima volta e mi sono fatto delle domande: cosa sono questi oggetti? E quindi l'esperienza che si vive all'interno della mostra, riproporre il metodo aldrovandiano, ma più che altro il metodo della sensibilità, il sentimento di provare uno spirito di conoscenza, di cercare di capire cosa si ha davanti e poi farsi delle domande, darsi delle risposte che non devono essere per forza quelle, fra virgolette, corrette, è quello che abbiamo creato e che è quello che è il responso più positivo da parte dei visitatori della mostra, che spesso ci dicono di aver vissuto, sì, è una mostra viva, dicevi Luigi, è veramente un'esperienza viva quella che si vive, scusa la ripetizione, che si attua all'interno della mostra, e è un'esperienza che però si rifà a qualcosa che storicamente, probabilmente, anche se non vogliamo essere così bravi da leggere in Aldrovandi, ovviamente, più delle sue, di quel che ci ha lasciato non possiamo avere, però è un uomo che aveva una sensibilità enorme, le fonti ci raccontano questo, è un uomo molto intelligente, è un uomo che aveva un uomo molto particolare, e crediamo di avergli reso giustizia con questa mostra in maniera assoluta. E quindi mi ripeto e vi invito a tornare, per chi c'è già stato, per chi invece non c'è ancora stato, di venire alla nostra mostra, perché come noi abbiamo creato questo percorso vivendolo mese dopo mese e ponendoci delle domande molto anche intime, credo che vivere questa mostra dal vivo possa anche a voi portarvi verso questo tipo di esperienza che consideriamo veramente unica. Grazie. Non ho detto niente di Nicola Samori perché c'è lui e parlerà lui, già parlato Luigi, ma insomma. Grazie professor Sancavilla e architetto Simone Ghiduzzi. E oltre lo spazio, oltre il tempo, è un atto unico, ci diceva Luigi Ficacci, e questo è frutto molto anche del tuo aiuto e del tuo sguardo. Grazie, buonasera. Proverò a dirvi una cosa sull'allestimento e un'altra cosa sulla collocazione delle opere all'interno dello spazio, perché il mio linguaggio, come sapete, è il disegno, e quindi è tramite il disegno che normalmente mi esprimo. La definizione che prima ha dato Luigi mi fa molto piacere, perché tutta l'idea si è basata su il cercare di dare forma al tempo, perché riuscire a interpretare il tempo, renderlo visibile, ci ha permesso di liberarci del suo scorrere e ci è stato concesso il poter mettere in assonanza esclusivamente estetica opere e autori che percepiamo
rispetto a una linea del tempo sulla nostra terra. E allora dargli una forma, visualizzarlo, ma poterlo anche sentire, poterlo attraversare e poterlo toccare, perché si è materializzato con una forma a croce, metafora della croce del sud, la costellazione dell'emisfero che noi non possiamo vedere, ci permette appunto non solo di coglierlo in maniera sincronica in un unico sguardo, ma anche di poterlo toccare, cosa che normalmente non lo facciamo perché rimane una percezione della nostra mente. E questa croce ci permette così di suddividere, se alziamo lo sguardo e non siamo più in una vista orizzontale, ma alziamo lo sguardo al cielo come se dovessimo andare su Marte, quindi abbiamo una visione zenitale, ci permette di vedere che questa stella non è altro che uno Stargate in cui gli oggetti sono posizionati e possono saltare da milioni d'anni fa a oggetti che invece sono messi in scena dall'ESA, immaginando di progettare le future abitazioni su Marte. Quindi quello che l'allestimento fa è quello di creare sempre una relazione col suo doppio, e quindi occorre sempre immaginare, quando andrete a vederla, se non l'avete diciamo ancora vista, questa mostra, che c'è sempre un doppio, c'è sempre il suo doppio. E nel suo doppio, nel cercare di creare una mostra, quindi installazione che diventa un'esperienza, abbiamo cercato, e questa è la seconda e ultima cosa che vi dico, abbiamo cercato un nuovo linguaggio che potesse mediare la parola dei curatori e la forma dell'allestimento. Quando Luca prima diceva che non abbiamo messo didascalie, è vero, ma ci siamo inventati dei nuovi segni, dei glifi, che provengono appunto dalla geometria, e quindi dalla geometria, dai fondamentali della geometria che tutto hanno costruito sulla nostra terra, e quindi attraverso la decomposizione di questi di queste forme prime abbiamo individuato dei nuovi segni che vanno a suddividere, guardandolo dall'alto, questa installazione in 24 settori, ad ogni settore quindi corrisponde un glifo che identifica un'opera o un gruppo di opere che abbiamo messo in relazione, e che poi troverete invece sul catalogo per poter avere un secondo livello di approfondimento una volta che li avete individuati nello spazio. Grazie. Grazie Simone. Concludiamo. Chiederei a Luigi di porre una domanda conclusiva a Nicola Samuele. Ma Nicola, la domanda probabilmente te l'ha posta, interpretando anche il tuo lavoro, il professor Cerri. E io, seguendo la domanda che ti ha fatto, dicendo, dopo questa citazione straordinaria che apre un universo di fiducia anche rispetto da fermi in poi delle biglie, e riprendendo questa convinzione della necessità di ascoltare l'artista e di ascoltare l'arte, perché può essere indispensabile nell'indicazione di una via di salvezza, io chiedo a me stesso, guardando le tue opere, come ti sei trovato tra le frontiere dello spazio e Passerotti, perché per me vederti in quel contesto è stato capire il tuo lavoro in una maniera completamente diversa rispetto a come lo capivo, e identificarlo con quelle interrogazioni di Nietzsche, dove il nulla è proprio l'incognito del futuro e non la distruzione del presente. Vorrei chiederti se questa sensazione, se questa reazione da pubblico coincide con le tue intenzioni, quello che si dice, con la tua arte, con la poetica della tua arte. Quello che io faccio si riscopre di continuo a seconda delle cornici
nelle quali viene obbligato quello che faccio. E una delle considerazioni che mi viene da fare subito, che un po' a differenza di quanto è stato detto, io non credo esattamente in una responsabilità dell'arte, credo più in una forma di responsabilità, forse. Cioè non trovo che l'arte abbia mai cercato di sbiancare. Purtroppo io personalmente tendo forse anche molto ad oscurare, ma non lo dico perché uno debba incarnare il male, ma può anche farsi portatore di questo, eppure questo è utile, cioè fare vedere quanto può essere pericoloso esistere, ma non soltanto in un contesto scientifico, cioè fronteggiando quelli che sono dei problemi che ci caratterizzano da sempre. Quando io mi lavoro non è che mi misuro esattamente con un problema di progresso, cerco sempre di misurarmi con alcuni problemi inevolvibili che si ripresentano costantemente. Di fronte alla paura della morte o al problema della ferita, della sofferenza, alla voglia del bello, dell'equilibrio piuttosto che del trascendente, come possiamo parlare di un prima, di un dopo, di un alto, di un basso? E poi ci sono delle mutazioni prospettiche molto interessanti nel lavoro artistico in generale. È curioso notare come attraverso gli studi scientifici si punti molto verso lo spazio, dove è custodita anche giustamente una idea e una possibilità di futuro. Gli artisti spesso hanno trovato il futuro sotto i piedi, sotto terra. Beh, ed è curioso anche questo. Cioè, riscoprendo qualche cosa che era stato e che può essere ridetto, riconfigurato profondamente e parlare una lingua nuova. Ora, gli esempi sono chiarissimi. Cosa sono le grottesche? Che cosa accade dopo la scoperta dell'Auconte? In questa mostra c'è un equivoco temporale, che è già annunciato nel titolo, così come un equivoco spaziale, e all'interno del quale mi trovo perfettamente a mio agio, pur nel disagio costante che le immagini manifestano. È proprio questo spezzare lo spazio, il tempo, lo spazio come dove si va a pescare, ripeto, anche sottoterra, perché no? Anche nel cuore delle pietre, come se quello che è custodito, ci sono alcuni miei lavori in mostra che lo rivelano, come se fosse custodito dentro il cuore di una pietra una prefigurazione del futuro. Leggere qualche cosa che noi intendiamo come ferita e che ospiterà qualche cosa di totalmente inatteso. Se si va in mostra si vede un confronto secondo me estremamente efficace fra una pagina aperta nell'erbario di Aldo Rovandi e due lavori che io ho dipinto su pietre che raffigurano nature morte. Ora, a distanza sembrano quasi la stessa cosa, se ci si avvicina hanno una natura che è profondamente diversa, perché le pietre sulle quali io ho lavorato hanno delle macchie naturali che sono diventate fiori a tutti gli effetti per la nostra percezione ottica, intorno ai quali ho lavorato solo a risparmio dipingendo il fondo. Quindi qualche cosa di estremamente antico che può essere ridetto ancora una volta. E mi trovo perfettamente d'accordo rispetto alla lettura data dell'opera manifesto, in un certo senso, che apre la mostra. Questo campo dei miracoli gigantesco nel quale le immagini sembrano non avere più una direzione, un verso, se non un senso di caduta continuo, perpetuo. Non è un caso che questo lavoro nasca da una sorta di riproposizione di qualche cosa che non andrebbe neanche visto in verticale, forse dall'alto, perché è il piano del mio lavoro, un piano di lavoro che è stato ingigantito, dove si sono accumulate cose, dove ho cercato, in qualche maniera come Aldo Rovandi, una catalogazione di cose mie, di corpi, di oggetti, che è deragliata, che è fallita, lasciando spazio a qualche cosa che effettivamente ha perso coordinate, che oggi è esposta in verticale e in orizzontale, ma domani, perché no, potrebbe verticalizzarsi. Grazie. Allora, abbiamo chiuso, vi ringraziamo per questo momento di condivisione, io ringrazio tutti quanti coloro che sono intervenuti e ripeto, la mostra è aperta fino al 28 maggio, quindi chi non l'avesse visitata spero che possa venire e anzi dopo questa sera
portate persone, portate amici, è un'esperienza che vi assicuro bella ed importante. Per ora grazie per questo momento di condivisione. Buona serata a tutti. Grazie.